I servizi sociali del Comune di Messina sono stati affidati alla Messina Social City, nuova agenzia voluta dall'amministrazione De Luca. I lavoratori delle cooperative che fino ad oggi hanno gestito i servizi hanno firmato i nuovi contratti a tempo indeterminato con la nuova agenzia comunale e sono convinti che riusciranno a garantire i servizi nonostante i tagli. Sentiamo Corrado Trefiletti di Messina Social City. Come dipendente non posso essere che felice perché dopo tanti anni di attesa, tanta gente aspettava questo momento e quindi è un momento bellissimo perché dal 1º marzo si è realizzato un sogno per noi. Reputa che comunque questa era la migliore soluzione che poteva essere applicata? Non spetta a me decidere, però per quanto mi riguarda, parlando da lavoratore, dico di sì. Poi per quanto riguarda il resto ci saranno le figure competenti che si occuperanno del resto. Reputa inoltre che per quanto riguarda la diminuzione degli impieghi, diciamo, di capitale, si manterranno comunque gli stessi servizi? Guardi, il mio compito è parlare da lavoratore, quindi per quanto riguarda le somme penso che si debba occupare il personale preposto di valutare questo tipo di soluzione. Quindi il mio compito è lavorare, svolgere il mio lavoro al 100%, così come sto facendo, così come stanno facendo i miei colleghi e così come abbiamo fatto sempre in 30 anni, 20 anni di lavoro. Cosa si sente di dire a quelli che sono rimasti esclusi? Mi sento di dire e di sperare perché secondo me arriverà anche il loro momento. Probabilmente questa long list nel tempo riuscirà a riallocare tutti. Tutti non so, però quelli che sono rimasti esclusi secondo me avranno spazio perché c'è necessità e si vede che servivano prima, serviranno anche dopo.